Sono delusa da persone che consideravo amiche, ma che in realtà non lo sono. E sono spaventata perché c'è un assassino a piede libero e non è mio marito. Parla Valeria Bartolucci, vicina di casa di Pierina Paganelli, l'ex infermiera trovata morta nei garage del condominio di Rimini il 3 ottobre 2023. Nonostante i sospetti e le intense indagini condotte dagli inquirenti, il colpevole dell'omicidio della pensionata continua a sfuggire all'identificazione e sono già passati 6 mesi. Attorno a questo enigmatico delitto si levano ombre inquietanti, come dice Valeria. L'assassino di Pierina è ancora a piede libero, un fatto che lascia circolare per le strade di Rimini un assassino spietato, potenzialmente pronto a colpire di nuovo. Esaminiamo i fatti. Dopo la morte della pensionata, è emerso un segreto che ha gettato nella confusione alcuni protagonisti di questa vicenda. È venuto fuori che il marito di Valeria Bartolucci, Luis da Silva, un senegalese, aveva una relazione con Manuela Bianchi, la nuora della vittima, sposata con il figlio di Pierina, Giuliano Saponi. Al momento dell'omicidio della madre, Giuliano era in ospedale a causa di un terribile incidente in bicicletta avvenuto alcuni mesi prima. Riguardo alla relazione clandestina, pochi erano a conoscenza di essa. Valeria non sapeva che condivideva lo stesso uomo con Manuela, sua vicina e amica. La povera Pierina, invece, sospettava da tempo che la nuora tradisse suo figlio e aveva confidato i suoi dubbi proprio a Valeria, ignara del fatto che l'uomo misterioso fosse proprio il marito della vicina, col quale si confidava. L'unico a conoscere tutta la verità era Loris Bianchi, fratello di Manuela, che vive a Riccione, ma quella sera era a casa della sorella. Ha dichiarato: «Ho cenato con lei e mia nipote, poi sono uscito verso le 23. Un'ora dopo l'omicidio. Loris era amico di Luis. Ma adesso le cose sono cambiate. I rapporti tra i quattro principali sospettati sono tesi, con gli animi che si infiammano sempre di più. È proprio per questo che Manuela ha deciso di lasciare momentaneamente l'appartamento nel condominio di Via del Ciclamino, luogo dell'omicidio, per cercare un po' di serenità. Nei mesi precedenti, la donna è stata bersagliata da frasi ingiuriose apparse sui muri del palazzo e ha ricevuto 2 lettere anonime, entrambe minacciose, entrambe presumibilmente scritte dalla stessa persona che le augurava la morte. Recentemente Manuela è stata nuovamente minacciata, questa volta con l'automobile presa di mira. La situazione è diventata insostenibile. D'altra parte, Valeria continua a difendere il marito. È convinta che Luis non abbia nulla a che fare con l'omicidio e che sia stato coinvolto da qualcuno. La sua convinzione deriva dal fatto che mentre Pierina veniva brutalmente uccisa nei garage, lei e Luis erano insieme. Quella sera era a casa con me. Stavamo guardando la televisione, poi sono andata a dormire e lui è rimasto sul divano a vedere la TV. Ma se fosse uscito lo avrei sentito perché abbiamo una casa piccola, la camera da letto e il salotto sono attaccati. Per Valeria, le voci riguardanti la presunta relazione extraconiugale non hanno fatto altro che accrescere i sospetti su suo marito. Aggiunge: «L'unica cosa certa è la nostra estraneità ai fatti. Non ho mai avuto dubbi su di lui. Qualcuno mi crederà, qualcun altro no. La mia coscienza mi impedirebbe di vivere accanto all'autore di un reato così orribile». Manuela, la presunta rivale in amore, si è in qualche modo sentita coinvolta e ha risposto a distanza. «Mi hanno fatto male le dichiarazioni, seppure sibilline, secondo cui io, in qualche modo, avrei cercato di portare Luis sotto attenzione. È un'idea lontanissima da me. Una cosa del genere la potrebbe fare chi ha qualcosa da nascondere, oppure se si è colpevoli. Ma io ribadisco la mia totale innocenza e la mia estraneità a quello che è successo a mia suocera». Anche lei ha difeso l'amante, ma non ha accusato Valeria, dicendo: «Sono e sono sempre stata convintissima che Luis sia innocente. Non cambio idea, non ho dubbi. Per me lui e sua moglie rimangono 2 persone innocenti ed estranee ai fatti. Conoscendo Luis, ho una ragione per dirlo. È una persona che non avrebbe mai potuto fare una cosa del genere. Ha una personalità bellissima. È generoso, gentile, tranquillo,
profondamente rispettoso delle persone anziane. Non ha mai avuto un brutto rapporto con nessuno e con mia suocera non c'è mai stato nessun litigio. Se chiederete a tutto il vicinato, parleranno solo bene di lui. Infine, c'è Loris Bianchi, il fratello minore di Manuela, che ha lasciato che fosse sua sorella a gestire mediaticamente questa delicata situazione. Di lui si parla poco. Sono passati 6 mesi, ma il delitto di Pierina rimane ancora senza un colpevole. Nessun nome è stato incluso nell'elenco degli indagati, quindi ci troviamo ancora nel campo delle ipotesi e dei sospetti. Ricordiamo che la pensionata è stata attaccata nei box al ritorno dalla preghiera, dopo essere stata alla sala del regno dei testimoni di Geova, intorno alle 22. Dopo aver parcheggiato l'auto nei garage, è stata avvicinata da qualcuno che conosceva le sue abitudini e i suoi spostamenti. Una telecamera ha registrato una voce maschile che le ha detto «ciao» un attimo prima delle sue grida. Questo fatto solleva il sospetto che la voce appartenesse all'assassino, che evidentemente conosceva così bene la vittima da rivolgersi a lei in modo informale. Il killer ha inflitto 29 coltellate con una furia cieca. Perché tanta violenza verso una donna indifesa come Pierina? Era una persona benevola e amata da tutti. La pista di una rapina finita in tragedia è stata esclusa fin dall'inizio, dato che all'anziana non è stato portato via nulla. Un aspetto cruciale riguarda la fuga del killer. Un'altra telecamera ha ripreso una figura sospetta allontanarsi dal condominio 15 minuti dopo il delitto. Questa persona, non ancora identificata, si è diretta verso i cassonetti, dove potrebbe aver gettato l'arma del delitto che non è mai stata ritrovata. Il cadavere è stato scoperto solo la mattina seguente, proprio dalla nuora Manuela. Successivamente sono state effettuate perquisizioni domiciliari, con gli investigatori che hanno setacciato le case di Luis, Manuela e suo padre, che vive nello stesso condominio ma in un'altra scala. Sono stati sequestrati vari indumenti per eseguire esami scientifici, ma i risultati non hanno portato alla svolta tanto attesa. L'assenza di tracce fa ipotizzare che il colpevole possa essere stato un professionista. Gli inquirenti non si sono ancora pronunciati in modo definitivo su questo punto. Il movente rimane oscuro. Per mesi si è discusso di un possibile delitto passionale, un'ipotesi che continua ad essere presa in considerazione. Durante le indagini è emerso che la maggior parte dei protagonisti di questa tragedia sono testimoni di Geova, tra cui Manuela, suo marito Giuliano e suo fratello Loris, così come lo era Pierina. Si è ipotizzato che Pierina avesse informato i membri della congregazione riguardo alla relazione extraconiugale scoperta della nuora. I testimoni di Geova avevano pianificato un'assemblea straordinaria per il 4 ottobre per discutere di questa questione dal punto di vista morale, con il rischio che Manuela fosse esclusa dalla comunità per adulterio. Questa riunione non ha avuto luogo e in seguito è stata Manuela stessa a lasciare il gruppo. Infine, tramite le parole di Emanuela, vediamo come abbia ammesso la relazione con Luis, ma ha ribadito sia la propria innocenza che quella dell'ex amante. Siamo stremati, cominciamo a perdere lucidità. Spero che non ci sia una rivalsa nei miei confronti per la breve frequentazione che c'è stata tra me e Luis, perché lui, con l'omicidio di mia suocera, non c'entra nulla. Allora, chi è stato?